Arrivata la firma di Amadio proprio qualche minuto fa, il via vai in mediana in casa Teramo potrebbe portare presto alla corte di Lamberto Zauli anche Pietro Baccolo. Il centrocampista bresciano del Catanzaro sarebbe entrato nei radar della dirigenza biancorossa, che l'avrebbe individuato come l'uomo ideale per garantire sostanza ai lati dello stesso Amadio, che riprenderà presto le chiavi del gioco del diavolo. Cresciuto nelle primavere di Padova prima e Parma dopo, ha collezionato tanta Lega Pro nelle stagioni passate. Il primo approccio al Sud Tirol, prima del Frosinone, poi li ha trasferimento in Umbria, a Gubbio per la precisione, dove rimane per due stagioni collezionando 40 presenze con tre marcature, una contro l'Aquila in notturna nel novembre 2013 con il rossoblù di Giovanni Pagliari, condannati proprio dal suo squillo in apertura prima del raddoppio di Falconieri e del sigillo inutile a tempo scaduto di Marco Pomante. L'unico dubbio riguarda il posizionamento in mezzo al campo di Baccolo, che predilige una posizione centrale ma può essere adattato anche in quello di mezzala. Per l'attacco sempre Nicolò Romero in pole position, mentre al di là delle smentite attenzioni rivolte a Michele Marconi dell'Alessandria. Sembrava una strada in salita, ma il probabile arrivo di Evacuo in Piemonte potrebbe chiudere ancora di più le porte al centroavanti di Follonica, a segno solamente una volta in questa stagione. Con Bocalonna ed Evacuo le porte sarebbero ulteriormente chiuse e Braglia potrebbe decidere di lasciarlo partire se il giocatore lo chiedesse. Resta in secondo piano Andrea Razzitti del Piacenza, ma occhio alle sorprese dell'ultima ora. In uscita Davide Peterman, che tornerà a Palermo con probabile nuova destinazione Modena. E poi attenzione a Boulevardi, che interessa al Perugia. L'amichevole col Pescara di domani, mettendo uno a fianco all'altro i due presidenti, potrebbe dipanare qualche dubbio, così come sul fronte Luca Forte, impredicato di lasciare presto Teramo.